Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come: le aspettative per la Serie B 2022-2023, leggi qui il calendario completo, sono altissime. Il nuovo campionato, che comincerà il prossimo 12 agosto con Parma-Bari, è definito da molti come una A2. Tra le retrocesse di lusso dalla Serie A, e le grandi piazze arrivate alla ribalta dalla Serie C, sarà un torneo senza esclusione di colpi. Quasi impossibile fare pronostici, ma una squadra che ha sempre detto la sua negli ultimi anni è stato il Cittadella. Cittadella, l'ultima stagione in Serie B. Dal 2016 in pianta fissa in B, il Cittadella ha sempre centrato la qualificazione ai play-off, tranne nell'ultima stagione. Un evento per quanto ci aveva abituati la squadra del presidente Andrea Gabrielli. Il club dell'omonima cittadina in provincia di Padova è sempre stata l'underdog del torneo, anche perché dispone del monte ingaggi più basso di tutte le 20 squadre e ha comunque dovuto fare i conti con l'addio dello storico allenatore Matteo Venturato. Allenatore Cittadella, Edoardo Gorini. Al suo posto era subentrato il suo vice, Edoardo Gorini, che ha portato la squadra all'undicesima posizione. Si trattava della sua prima avventura da primo in panchina e sono stati solo 6 i punti che dividevano il Cittadella dagli ennesimi playoff. Un gap che quest'anno si potrebbe colmare nonostante la difficoltà del torneo sia notevolmente aumentata. Come gioca il Cittadella? Come il suo predecessore, Gorini predilige il 4-3-1-2 e l'utilizzo di tanti giovani, anche se in alcuni momenti ha provato anche il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Un modulo che indubbiamente mette in risalto il trequartista, ruolo ricoperto da uno dei protagonisti dell'ultima stagione, Mirko Antonucci. Le stelle, Antonucci e Baldini. Arrivato a titolo definitivo dalla Roma nel luglio del 2022, Antonucci ha trovato a Cittadella l'ambiente ideale per esprimersi al meglio dopo le esperienze non esaltanti in Portogallo con il Setúbal e alla Salernitana. Per l'ex giallorosso 3 gol e 9 assist stagionali e il record per il secondo gol più veloce nella storia della Serie B. Un altro che ha fatto benissimo è Enrico Baldini, punta di diamante del Cittadella. Per l'ex Inter primavera quella del 2021-2022 è stata la migliore stagione in carriera dal punto di vista realizzativo. 10 gol segnati a titolo di capocannoniere della squadra. In questa sessione di calciomercato il Cittadella si è mosso come ha sempre fatto, con sostenibilità. Su 4 acquisti effettuati, 4 sono stati a parametro zero: Felicioli, Emablo, Asensio e Carriero sono i rinforzi per la squadra di Gorini. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.